Nome: Francesca. Mattia. Cognome: Metzger. Ciao. Classe: seconda B. Prima B. Età: 16, quasi 17. 16 anni. Materia preferita: filosofia. Mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Professore preferito: nave. Mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Media scolastica: dell'anno scorso 7,40, 60. 7,2. Il tuo punto di forza: non ho più l'apparecchio, va bene. Mi avvale la volontà di non rispondere. Il tuo punto debole: troppa spontaneità. Beh, la sensibilità. Ultimo film visto: ho visto su Mega Video i 100 passi. A Single Man. Il libro sul tuo comodino: adesso L'elogio alla follia. Musicofilia di Oliver Sacks, neurologo. Non mi sfottete. Lista: Mind Out for this list. Mutatis mutandis. A cosa ti candidi? Alla consulta studentesca e all'istituto. Consulta studentesca. Perché lo fai? Allora, perché per la consulta ho voglia di impegnarmi personalmente per i progetti della consulta. E l'istituto perché voglio continuare a seguire la linea dell'anno scorso insieme a Leonardo e... Perché me l'ha ordinato il partito. Creare un'alternativa di governo alle altre liste studentesche. Che novità pensi di poter apportare? Alla consulta avevo in mente qualche progetto, però comunque insomma sono cose che non conosco bene. Boh, più che altro nel rapporto fra la consulta e la popolazione studentesca non c'è stato particolarmente negli anni scorsi. Novità, credo di continuare sulla strada solcata dal vecchio rappresentante Nghessan e continuare la battaglia contro la politicizzazione delle scuole. Chi voterai all'istituto? Piani. Gori Mazzoni. E alla consulta? Metzger. Ciatti. Falso. Falsissimo. Perché votarsi a solita è sfigati, ragazzi. Poi la Metz, che comunque credo che abbia delle buone idee, condividiamo diversi punti. È al Parlamento. Duccio e la Matilde. Sei voluta di Stefano Ferri. Cosa pensi dell'altro? Che si veste male. l'ho detto, una ragazza in gamba, abbiamo diverse idee in comune e se vincerà le auguro comunque in bocca al lupo, si troverà benissimo. Se ti dovessi impegnare in una sola battaglia, quale sceglieresti? Nel migliore rapporto fra presidi, insegnanti e alunni. Visto la situazione di quest'anno, la politicizzazione delle scuole. Cosa promette agli elettori? Impegno, sì. Di rispettare tutti i punti della nostra lista. Un fioretto che farai in caso di vittoria? Smetterò di mangiare carne. L'ho già fatto, giuro. C'è la fontana del Bacchino. Ti prego, portami non vincere. Tanto ci finirà uguale. Vestito. Vedremo. Come giustifichi il crollo delle iscrizioni al liceo Cicognini? Boh, forse per il presidente dell'anno scorso, forse per le riforme portate dalla Gelmini che hanno tolto un sacco alla nostra scuola. Sicuramente ci sono dei problemi esterni alla scuola, cose che non possiamo appunto porvi rimedio, ma vi sono dei problemi all'interno della scuola. Questa scuola fa paura, diciamo un po' per la difficoltà e un po' per la severità dei professori che mi insegnano. Cosa ne pensi del nuovo preside Mario Di Carlo? Boh, una volta sono arrivata in Italia e mi ha fatto una brutta pace e quindi mi senti male. Non l'ho ancora conosciuto personalmente, mi hanno parlato molto bene di lui, spero di collaborarci al meglio. Cosa ne pensi del vecchio preside Luigi Nespoli? Vabbè, bellissimo, sarà simpatichissimo. Ho avuto dei rapporti personali col preside, mi ha aiutato in dei momenti difficili. Non posso che esprimere un giudizio neutrale. Con me si è comportato bene. Il personaggio storico che ammiri di più? John Locke. Non ne ho uno in particolare. La persona vivente che ammiri di più? Rossana Rossanda. Credo che sia Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica. Citazione preferita? Dio è morto, l'uomo è il suo assassino. Inutile piangere se il latte è andato versato. Correte subito a vincere un'altra MOOC. Il politico che voteresti attualmente? Attualmente? Sinceramente non saprei rispondere. Sono molto deluso dalla nostra politica. Il rappresentante del Cicognini che hai ammirato di più? Leone Santi. Sono relativamente nuovo, credo Leone. L'anno scorso chi hai votato all'istituto? Giusto Emanuele. E alla consulta?
Luigi. Vessa. Assemblea dell'anno scorso preferita? Quella con Antonio Bernini. L'assemblea forum sulla mafia. Cosa ne pensi dell'assemblea con Claudio Belgiorno? C'è stata partecipazione da parte degli studenti. Interessante. Magdi Allam. C'è stata meno partecipazione da parte degli studenti. Interessante anche quella. Maele Ermini. Non ero presente, era un altro forum. Quali di queste rifaresti? Nessuna, variare. Quali sono attualmente le quattro alte cariche dello Stato? Fini, Berlusconi, Napolitano. Perché ridete? Non lo so. Presidente della Camera, il Presidente del Senato, il Presidente della Repubblica e il Cavaliere, rispettivamente Fini, Schifani, Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi. Passato remoto di Cuocere. Non c'è. Cossi. Data della Rivoluzione Francese. 1789, 4 luglio, presa della Bastiglia. Della caduta dell'Impero Romano di Occidente. Eccoci, non lo so. 470 e le unità non me le ricordo. E di Oriente? 500, non me lo ricordo. Oh. Chi è il Dalai Lama? È il rappresentante, non so come dire. Il Dalai Lama sarebbe, diciamo, un esponente religioso in Nepal, sarebbe la guida spirituale e politica del Tibet. È il rappresentante indiano, alto, della religione induista. Favorevole o contrario alle assemblee forum? Favorevole. Alla creazione di una giunta esecutiva? Favorevole. Alla statalizzazione di Lapsus? Favorevole. Al distacco dell'assemblea da Rodari? Favorevole. Alla protesta contro la riforma Gelmini? Favorevole nei termini giusti. A un'eventuale occupazione? Favorevole. Viste le circostanze, no. All'appoggio dei partiti e dei movimenti giovanili nelle elezioni scolastiche? Contrario. Assolutamente no. Vincerai queste elezioni? Non lo so. Lo scopriremo solo vivendo. Fai un saluto all'altro. Ciao. Ciao.